Un buongiorno a tutti gli appassionati di mountain bike. Siamo a Carona in provincia di Bergamo. Tra poco alzeremo ufficialmente il sipario su questa new entry all'interno del calendario della FC Lombardia. Noi siamo con Ambrogio Nolli, una persona che non ha bisogno ovviamente di presentazione, visto e considerato il suo palmarès per quanto riguarda i risultati ottenuti nella mountain bike. Cosa significa secondo te Carona per quanto riguarda l'attività della mountain bike in Lombardia, le categorie agonistiche giovanili? Allora, prima di tutto è una grandissima soddisfazione essere arrivati a questo punto. Adesso inizia la giornata, spero che sia veramente tutto uno spettacolo. Siamo riusciti a portare in Alta Valle un evento, ritengo importante, dove i ragazzi utilizzano proprio il territorio delle montagne di Bergamo, anche con la caratteristica di girare all'interno di un paese, proprio per dare un qualcosa di non le solite cose sintetiche e finte. Quindi vediamo un attimino, per me è comunque grande soddisfazione, perché Bergamo è una provincia che dà tantissimo al ciclismo, ma non riceve tutto quello che meriterebbe. Ho visto una grande organizzazione, una grande voglia da parte anche delle associazioni, dalla Proloco, dell'amministrazione comunale, quindi un bel connubio per cercare di portare in auge Carona, ma soprattutto portare gli appassionati di mountain bike a conoscere Carona. Allora, senz'altro bisogna ringraziare tutti, specialmente la Proloco, che tramite Marco ha dato veramente una mano importante al comune, ma a tutti i volontari, a tutte le persone che abbiamo qui, veramente un gruppo di volontari importante. Abbiamo la sicurezza, abbiamo persino dei jolly che andranno a sostituire durante la giornata i volontari, quindi veramente grazie, perché la preoccupazione più importante era proprio quello di avere le persone, perché purtroppo il volontariato non esiste quasi più, e qua abbiamo trovato veramente tanta gente appassionata che dedica veramente il loro tempo per far sì che questi ragazzi possano veramente divertirsi in sicurezza. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, grazie.
il piacere di avere al mio fianco Stefano Petrinazzi, presidente del comitato regionale della FC Lombardia. Oggi tra l'altro l'assegnazione delle maglie regionali per quanto riguarda l'attività della mountain bike delle categorie agonistiche giovanile. Siamo in una nuova location, c'è tutto, diciamo, un discorso particolare molto interessante per quanto riguarda appunto l'attività off-road in Lombardia. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo sviluppato un ottimo circuito, inserimento di nuove gare, tra cui questa, un percorso interessantissimo, e per questo che dopo il sopralluogo si è deciso di farlo qua, il campionato regionale, società organizzatrice con una garanzia, le Marmotte di Loreto, per cui sono convinto che uscirà una bella giornata, una giornata di festa come deve essere nello sport giovanile. Parlavi del circuito della Lombardia Cicli Francesconi, come sta andando questo circuito? Sì, molto bene, abbiamo report positivi da parte degli organizzatori, che si trovano un buon numero di partenti. Ricordiamo che diciamo il premio principale è i due posti che la Lombardia ha come test di serie per i campionati italiani giovanili per ogni categoria, per cui questo ha fatto in modo che i ragazzi partecipassero alle gare e che gli organizzatori siano contenti per il numero di partenti, insomma. L'ultima domanda poi ti lascio, Stefano, ho visto che comunque si muove molto bene anche la commissione settore fuoristrada, sempre presente nelle gare. Sì, diciamo che Barbara è subentrata alla Claudia con un grande entusiasmo, diciamo che ha seguito un po' il percorso che la Claudia aveva tracciato. Questa idea del circuito Lombardia era venuto alla signora Bonfanti lo scorso anno, poi non siamo riusciti a metterlo in pratica, quest'anno però è partito, e la Barbara è molto molto brava, precisa, e devo ringraziarla tanto tanto. Grazie mille, buona giornata, buona domenica. Grazie a voi e buona gara a tutti.
chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente, prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Abbiamo rubato Marco Rubagotti, presidente della Proloco Carona, una novità importante per voi come Proloco per quanto riguarda la mountain bike, però so che la Proloco è molto attiva in valle con tante iniziative. Sì, esatto, questa è una delle prime manifestazioni che stiamo portando avanti e oggi ci sarà questo evento, poi a susseguirsi ci saranno altri eventi discretamente importanti e quindi valuteremo man mano tutto quello che è la nostra possibilità. E ovviamente vi invitiamo a navigare e cliccare sul sito della Proloco dove troverete tantissime manifestazioni. Che significato ha per te portare una gara di mountain bike a Carona, ma soprattutto io so che è Memorial Luisa Amadei, che ho saputo che è la mamma, quindi un ricordo particolare. Sì, questo evento è il voler portare in Alta Val Brembana la conoscenza di gente che non c'è mai stata e riuscire a far lavorare il posto in periodi che non c'è tanta gente, ecco, riuscire a far ripartire un po' la valle, perché abbiamo bisogno tutti di fare qualcosa di diverso. E ciao mamma, ciao Luisa. Ciao mamma, ciao Luisa.
Siamo riusciti anche a schivare la pioggia quest'oggi qui a Carona per quanto riguarda il campionato regionale esordienti ed allievi. Forse era anche l'ultimo problema. Possiamo dire, lo chiedo ad Ambrogio Nolli, che è stata una giornata perfetta, impeccabile, bellissima sotto ogni punto di vista. Sì, veramente, siamo stati veramente fortunati per il tempo, ma veramente fortunati per tutte le persone che sono venute. I complimenti sono arrivati da tutti i team. Abbiamo avuto uno speaker spettacolare, un DJ favoloso. Veramente posso soltanto dire che dopo tanta tensione, tanta preoccupazione sana ma sempre preoccupato, però veramente non si è fatto male a nessuno dei ragazzi e quindi veramente ottimo. Se il buongiorno si vede dal mattino per questa prima edizione, vuol dire che ci vedremo più volte qui a Carona. Ma questo è l'obiettivo, io ho parlato chiaro al Proloco, al comune e tutto. Fare un evento così tanto per farlo non serve a niente. Se c'è una continuità si riesce a portare veramente uno storico in questo paese che si merita veramente veramente tanto.